che significa, o tutti lo sanno, che non soltanto che non rientra nelle materie di cui all'articolo 75, ma che non lascia scoperti valori e diritti costituzionali irrinunciabili. Dico scoperti, E qui, davanti a questo, ci siamo trovati nella situazione di chiederci, ma domani, quando... Cioè, il risultato era quello e noi non lo potevamo cambiare. Oggi quell'articolo dice: chiunque uccide persona consenziente è punito con la pena da 5 a 15 anni. È punito come nell'omicidio normale se il fatto è commesso a danno di un minore, di una persona incapace di esprimere il consenso e un terzo caso simile. Venivano tagliate le righe di mezzo e la norma diventava: l'omicidio del consenziente è punito se il fatto è commesso ai danni di un minore, verso persona incapace di esprimere il consenso. Quindi in tutti gli altri casi non era più penalmente punibile. E in materia penale non si può andare per analogia. Io vedevo quello che avevamo fatto sull'articolo dopo e avrei voluto trasferirlo qua, ma non potevo. Non potevo proprio. Io potevo dire così com'è, io non lo tocco, non lo posso toccare. E questo è il risultato. E questo è il risultato. Ecco, questo è il punto. L'altro, quello sulle sostanze stupefacenti, forse un pezzo è diviso in tre, un pezzo magari era meno contrario degli altri due, ma io non posso toccare il quesito. Se il quesito è diviso in tre sottoquesiti, io ho questo treno, io non lo posso toccare. E allora se il primo vagone già da solo deraglia, si porta dietro gli altri due. Questo bisogna anche tenerne conto.